La situazione, come tutti ormai conosciamo, diventa delicata nel momento in cui il maltempo porta una quantità di acqua un po' superiore al normale, quindi qualche millimetro di pioggia in più, e purtroppo tutti i canali che gestiscono la defluizione delle acque dell'area industriale, essendo sporchi e intasati, non riescono a svolgere bene il loro compito. Questo porta a una esondazione degli stessi canali con rischi di allagamento delle strade, come abbiamo visto nelle settimane scorse, e di allagamenti anche delle aziende stesse. Vorremmo raggiungere avere i canali in sicurezza, puliti e controllati, gli sbocchi alla stessa maniera, in modo che possano defluire bene. Poi vorremmo le strade sistemate, perché ci sono le strade che purtroppo non si possono definire delle strade, a mio avviso, omologate, perché sono piene di buche, piene di terra, quindi diventa pericoloso.